Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi, come ogni martedì, si tratta di un video delle Makeup Angels, quindi un video che riguarda me, Fabiana e Betty. E per questa settimana ho deciso di stuzzicare le Angel e proprio farvi vedere qualche palette per quanto riguarda il viso, ovviamente i nostri fantastici 4. Sono sicura che loro ne metteranno di più perché ne hanno a bizzeffe. Non lo so chi ne ha più, chi ne ha più di tutte e tre. Comunque io vi voglio far vedere quello che ho io e sinceramente proprio ne ho un bel po'. Questo sì, ho qualche palettina di Benefit e tutto. Però per quanto riguarda il viso, quelle che io utilizzo spesso e quelle che io prendo sempre quando mi serve qualcosa in particolare sono queste che vi sto facendo vedere adesso. Scusate, ma ne dovevo prendere una perché l'ho dimenticata. Allora, scusate la mia felpa, ma poco fa sentivo un pochettino freschetto, anche se si sta morendo dal caldo, però col fatto che ci sono queste luci rivolte verso di me, sento caldo. Allora, ovviamente l'ultima ve la lascio, è la mia preferita, quindi la lascio per ultima. Allora, inizio piano piano. Per quanto riguarda, scusate, ovviamente dopo di me andate subito a vedere le altre due picciotte, cosa vi propongono loro, ovviamente. Allora, io inizierei proprio con quella che sto utilizzando in questo periodo ed è questa qui di Wet n Wild. Il costo è bassissimo, anche di altre vi faccio vedere che il costo è basso, poi ovviamente ci sono due and. Il costo è basso, ma le polveri sono fantastiche. A parte l'unica cosa che non si apre. Allora, a parte il profumo pazzesco che emana questa palettina, un profumo di quei burri, cioè quei lucidalabbra che si usavano una volta, sapete quello con la sfera. Se non sapete di cosa si tratta, andate a vedere il video di Colourpop, ve lo linko qua sopra. Queste polvere mi piacciono tantissimo, sono molto ma molto scriventi, mi piace sia il blush che polveri, guardate le polveri, Wet n Wild, prezzo bassissimo e pigmentazione, sì, ciao, pigmentazione straordinaria, sono bellissime le polveri, si sfumano benissimo, io utilizzo l'illuminante questo qui. Lo utilizzo e mi trovo veramente ma veramente bene. Sinceramente l'ho acquistata ad occhi chiusi perché ovviamente non si può swatchare niente. Questa l'ho presa se non mi sbaglio nel lockdown. Ma non mi interessava perché già i colori mi piacciono. Poi i blush di questo colore sono fantastici. E la profumazione è una cosa pazzesca, veramente pazzesca. Chi dice pazzesca? Mi viene da ridere perché mi viene da ridere. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere una palettina che ho acquistato. Questa è una palettina che ha più illuminanti. Ovviamente vi ho messo un po' tutto per. Ovviamente non è che dice hai solo palettine per quanto riguarda il blush, di norma palettine per quanto riguarda palettine. Palettine, lizzy palettine. Per quanto riguarda le palette viso, ovviamente ne ho alcuni dove troverete tipo anche il contouring e altre invece dove troverete tipo solo illuminanti, solo blush e solo terre. Per quanto riguarda questa palettina, mi ha fatto andare a Catania e l'ho presa a prezzo pieno, se non mi sbaglio, e qui dovrebbe rispondere la mia migliore amica perché mi ha accompagnato lei, perché fremevo proprio, mi bruciava il. Per andare a prendere questa perché la Lizzy ne decantava le lodi di questa palettina, quindi la volevo prendere assolutamente. Io l'avevo presa online scontata, ma non mi è mai arrivata. Infatti, dopo ho ricevuto l'email di Sephora dove mi diceva che era finita. Ma io c'era. Io l'avevo presa perché c'era lo sconto. E invece l'ho dovuta prendere a prezzo pieno. E questa è dell'amica della Lizzy, Kat Von D, ed è Alchemist Holographic Palette. Questo ovviamente è da avere, è un packaging bellissimo, tutto intagliato, cioè tutto bello, mi piace tantissimo, non so se si vede. Ecco, vedete la bellissima, bellissima.
E la valettina ovviamente ha uno specchietto e questi sono gli illuminanti. Ovviamente troverete degli illuminanti olografici molto molto belli. Aspettate, vi faccio gli swatch che facciamo anche prima. Sono bellissimi, veramente di una scrivenza stratosferica. E ovviamente c'è il mio preferito, non so se vorrei dire. E il mio preferito è Ultraviolet, che sarebbe questo nel mezzo, che sarebbe questo in questo ditino qua. Bellissime, pigmentazione fantastica, si sfumano bene, proprio bene bene bene. Io vi parlo di sfumabilità ottima per quanto mi riguarda, perché me li guardo. Ma che siete imbelli, ma verità. Io li guardo così perché ovviamente sapete tutti che io non sono una makeup artist, non, io mi trucco volentieri e cerco di capire i prodotti se sono buoni oppure meno. Questa mi piace tantissimo, infatti sono molto molto contenta di averla acquistata. Vi ho fatto vedere Wet n Wild, vi ho fatto vedere Kat Von D o KVD Beauty, ma quando l'ho presa io era Kat Von D, poi se cambiano le cose io non posso farci niente. Vi faccio vedere altri prodotti e questi li metto tutte e tre perché mi piacciono tutte e tre. Visto che si tratta anche di una palette per quanto riguarda il viso, è giusto farvela vedere. Sono di Dentier, però in collaborazione con Cosmify, e vi parlo in proprio per quanto riguarda i prodotti, è Light Fling Trio. In caso vi metterò i nomi nella parte nell'info box. E sono questi, ve li faccio vedere. Questi sono più, come si dice, granulosi, non sono sottili. Allora, questo è più sottile, ma gli altri due sono più granulosi per quanto riguarda la texture di questi illuminanti, però sono molto ma molto belli. A differenza degli altri, questi dovete stare attenti perché li dovete proprio sfumare, perché sennò si sgretolano. Però se riuscite a utilizzarli sono una cosa eccezionale. Vi faccio vedere, vedete, io li schiaccio mentre li utilizzo. Ovviamente lo swatch tramite le mani è differente di quello che ovviamente utilizzando il pennello, di quello che avete utilizzando il pennello. Questi sono gli swatch, guardate la luce che emanano questi illuminanti e sono veramente pazzeschi, mi piacciono tantissimo, sono molto 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 pigmentati, quindi se la texture la trovate granulosa per quanto riguarda le dita, con il pennello è una leggera polvere e sono molto molto olografici, cioè sono una cosa esagerata. A me piacciono tantissimo, come piacciono tantissimo questo che è lo Shadow Shoe Trio. Sempre di ovviamente di Demty, ed è il trio per quanto riguarda il contouring. Sapete che io di terre non ne capisco tanto, però era quella che mi piaceva di più nelle tonalità fredde e soprattutto le tonalità che di norma mi dovrebbero stare bene. Questi sono i tre colori, vedete, sono molto molto chiari per la mia carnagione, perché ovviamente ci sono altre graduazioni per quanto riguarda queste terre. Sono sottili, si sfumano in un niente, veramente. Sono veramente molto molto sottili. E la sfumabilità è unica. E io mi ci trovo bene, mi trovo bene in base a diciamo la pigmentazione che mi serve, in base anche a quello che devo fare, tipo se in estate che sono leggermente più abbronzato utilizzo quello più scuro, sarebbe il primo, e se voglio qualcosa di freddo nel mezzo, e poi l'altro è molto molto chiaro, quindi lo utilizzo tantissimo. L'ultimo che vi faccio vedere è per quanto riguarda i blush, ed è Blush Crush Trio. Ce n'erano tantissime, ovviamente io ho preso quelle che mi piacevano di più e devo dire che l'ho utilizzato. Ovviamente sono dei colori molto molto particolari perché a me piacciono proprio questi colori e la setosità di queste polvere è fantastica e mi piacciono tantissimo. Questo è un, diciamo, dei blush molto molto pastellosi, vedete la pigmentazione. Sono setosissimi e si sfumano alla perfezione. Sì, devo bere l'acqua. Si sfumano veramente alla perfezione. Ovviamente, se trovate delle differenze per quanto riguarda la stesura, sapete benissimo che una cosa è sfumarle con, diciamo, le dita, una cosa è sfumarle con il pennello. Ovviamente, per quanto
quanto riguarda questo fucsia dovete stare proprio un cenno con il pennello, ma questo è il mio preferito perché è un malva che va sul viola e io lo adoro in assoluto. Questo l'ho utilizzato di più in estate, questo in estate è una favola assoluta. Io vi consiglio tantissimo queste palettine, ovviamente come vi ho detto poco fa ci sono altri colori, quindi troverete anche dei colori, se non mi sbaglio, aranciati, che a me non piacciono, però sono bellissimi anche quelli. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere tipo il quarto e l'ultimo prodotto, ma ci sarà il Jolly ovviamente. Vi faccio vedere le palettine di Astra. Per quanto riguarda queste sono palettine, mi piacciono tantissimo, infatti voglio prendere le altre due di questa tipologia, ma non li trovo, cioè io abito in provincia di Catania e qui sono irreperibili queste palettine, perché le volevo vedere per scegliere se devo prendere una o prenderle tutte e due. Non c'è stata la possibilità di prenderle e quindi non l'ho presa. Questa si chiama la Move Romance e questa l'ho presa tramite Sabrina Bambi, che mi aveva chiesto se volevo prendere qualcosa di Astra perché c'era una ragazza che doveva chiudere il suo negozio e questa è una cosa che mi dispiace. Per quanto riguarda, aiutiamo questa ragazza e quindi ho preso alcune cose di Astra. Aveva questa e ho preso questa. Allora, la terra per quanto mi riguarda è molto scura per il mio incarnato, però per quanto riguarda le polveri sono veramente belle, ma belle, belle, belle. Ovviamente il blush l'ho utilizzato, vi faccio gli swatch, ma sapete benissimo la pigmentazione per quanto riguarda Astra e sapete benissimo che le polveri sono una cosa eccezionale. La terra, vedete, cioè qui sembra chiara, ma invece l'ho provata sul viso, era un pochettino scura, nel senso che io la vedevo o non l'ho sfumata bene io, perché dovete sempre prescindere a questa cosa, o non l'ho sfumata bene io, o per me è scura. Gli illuminanti sono bellissimi, veramente molto molto belli, e questa polvere sinceramente è l'unica cosa che non ho utilizzata, che è questa, è l'unica cosa che non ho utilizzato. Per quanto riguarda l'illuminante e il blush sono fantastici, l'ho utilizzato un sacco di volte e mi trovo sempre sempre bene. Io con i prodotti Astra sinceramente mi trovo benissimo. Quindi l'altra palettina, che questa l'avevo vista sempre dalla Lizzy e quindi lo volevo assolutamente, e proprio volevo questo colore perché mi piace tantissimo, è la Glove Garden ed è la 02 Unconfession Sakura. Sono ottimi, mi piacciono tantissimo, proprio i colori sono azzeccati. Le polveri sono fantastiche, mi piace tantissimo proprio questo blush perché è un blush luminoso, questo lo potete utilizzare benissimo in estate ed è una cosa eccezionale, sapete quando siete leggermente abbronzate, che non dovete mettere né fondotinta né niente, ma volete delle guanciotte un po' più rosate per capire che siete sane di salute. Utilizzate questo ed è una cosa eccezionale, cioè sulle guance è una bellezza assoluta. L'illuminante poi sono tutti e due molto molto belli, io li utilizzo di norma o quello più rosato o quello più diciamo dorato, però certe volte mi è capitato anche di metterle tutte e due insieme e devo dire che la sua scena la fanno, la sua porca figura le fanno benissimo. Veramente queste palettine di Astra ve li consiglio tantissimo. Per quanto riguarda questa c'è altri colori, perché c'è la 01, che se non mi sbaglio ha più colori pescati, a me non piace molto. Invece per quanto riguarda queste sono tre, io ho la terza che è la Move Romance e ce ne sono altre due, io sono indecisa tra prenderle tutte e due o una. In caso se avete dei consigli da darmi scrivete nei commenti, proprio per quanto riguarda terre e altro, scrivetemi nei commenti e io sarò ben felice di leggere i vostri commenti. L'ultima che vi faccio vedere è il Jolly in assoluto, che nessuno è riuscito ad andare proprio in cima dove è lui, e sto parlando della palettina di Smashbox Decali Contour. Bellissima, ma bellissima, bellissima, uno specchio enorme quanto la mia faccia e delle polveri che ve lo dico a fare, sono un bijou, proprio bijou, bijou. Sono bellissime, mi piacciono le terre, si sfumano benissimo le terre, mi piacciono gli illuminanti, mi piace il blush,
Bello, bello veramente, pigmentazione pazzesca, prodotti che ve lo dico a fare uno più bello dell'altro, cioè belli, 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 belli. Per quanto riguarda queste terre, io le ho utilizzate di più in assoluto per quanto riguarda tutto l'ambaradam delle terre, mi pulisco perché vedo polvere che cade. Mi piace tantissimo. Se tornassi indietro la acquisterei sicuramente proprio ad occhi chiusi perché mi piace tanto. Questa io l'avevo presa con lo sconto da Douglas. Douglas fa spesso degli sconti, quindi tenete sotto controllo il sito e quando fanno quelli gli sconti, non mi ricordo i 25, una cosa del genere, mettono sempre la disponibilità per quanto riguarda queste palettine e io vi consiglio di acchiapparla e prenderla subito. Io volevo quella di MAC, però se non mi sbaglio il codice non era valido, oppure quella non c'era la colorazione che mi riguardava e quindi ho preso questo. Ma io l'ho preso così tanto per, invece mi sono trovata benissimo, infatti per me è il jolly in assoluto per quanto riguarda le palette viso della mia collezione. Mi piace tantissimo, veramente tantissimo e ve la consiglio. Ovviamente vi ho preso delle cose che vi consiglio, se no era inutile farvi vedere dei prodotti che sì, posseggo, ma che non sono sicura al 100%. Questi invece che vi ho fatto vedere, sinceramente, cioè capite che gli swatch parlano da soli, poi messi sul video è tutta un'altra cosa. Niente, io credo di aver finito, è stato un video lunghissimo, ma proprio lunghissimo, lunghissimo. Niente, che dirvi? Ditemi se avete utilizzato questi prodotti, se avete qualcosa da consigliarmi, io sono qui che vi aspetto e leggo i vostri commenti con tanto affetto. Per quanto riguarda questo video è tutto, io ovviamente vi propongo di andare a vedere i video delle altre due Angels, quindi il video che riguarda Fabiana e il video che riguarda Betty. Andiamo a vedere cosa vi propongono anche loro, perché ovviamente nemmeno io so cosa vi hanno messo online e quindi andiamo subito a vedere cosa vi propongono le altre due Angels. Vi dico anche di tenere d'occhio il canale delle Angels, quindi ogni martedì, perché abbiamo altri video molto molto particolari da fare, perché gli ho proposto un bel po' di cosucce, quindi vediamo se accettano la mia proposta e vediamo cosa possiamo combinare tutte e tre. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, ma ve lo dico sempre sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!